In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman, il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fino al ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Si rimane veramente colpiti da come rapidamente i nazaretani passino dalla meraviglia ed ammirazione per le parole di grazia che erano uscite dalla bocca di Gesù allo sdegno e al rifiuto della sua persona. Cosa provoca questo rapido cambiamento? Anzitutto c'è la difficoltà ad accettare l'ordinarietà, direi la normalità con cui si presenta Gesù. La rivelazione di Dio si accoglierebbe più facilmente nell'eclatante, nel meraviglioso, nel sensazionale, nell'affascinante. Ma c'è anche la pretesa che Gesù operi in mezzo a loro gli stessi segni che ha compiuto altrove. Il problema è che domina non l'affidamento a lui, ma la pretesa. Avanzare pretese e arrogare diritti, questo impedisce ai nazaretani di accogliere il Signore. Spetta all'omelia il compito profetico di tradurre nell'oggi storico la parola eterna di Dio contenuta nelle scritture. Guidare la comunità a compiere il passaggio dalla pagina biblica alla presenza di Cristo è il compito di ogni buona predicazione. Proclamata la Scrittura, Gesù fa di sé un testimone della Scrittura stessa. Dopo aver letto la vocazione del profeta, presenta se stesso come profeta, pur sapendo che un profeta non trova accoglienza fra i suoi. E questo è vero per ogni cristiano. Chi non conosce opposizioni e contraddizioni a causa della sua fede, ancora non è entrato nelle profondità della vita cristiana. Servire la parola rende stranieri e crea un'appartenenza altra. Spesso anche noi, come i nazaretani, anziché accogliere elogi della parola di Dio che si compie in mezzo a noi, pretendiamo altri segni, e questa è la radice della nostra incredulità.